primo punto anche sui disponibili, chi c'è, chi non c'è. E manca solo Nicola Hauges, il solito problema di dito al piede. Per il resto sono tutti convocati. Quindi anche Riccardo? Sì, sì, è convocato. Poi domani decidiamo se portarlo in panchina, però oggi si è allenato con la squadra. Ha fatto tutto, quindi anche, sì, parte finale. Sì, anche la partitina finale. Quindi, però dovendogli dare un minutaggio comunque ancora limitato. Quello sicuramente, però se nel caso decidessimo di portarlo in panchina, sicuramente. Mentre Parigi e Junco, che ieri hanno fatto precauzionale no, termine sulla porta. Sì, sì, sì. Che Monza si aspetta? Non spera che negli ultimi tempi, a dispetto delle difficoltà, ha fatto tanti pareggi, una squadra comunque coriacea. Sì, sì, no. È il giusto aggettivo quello che lei ha trovato, e perciò dobbiamo essere molto attenti a tutte le situazioni, tenendo conto che per tutti i punti pesano molto naturalmente, e perciò dobbiamo fare una partita di grande determinazione e grande voglia, secondo me, per portarla a casa. Junk, rispetto alla partita con la Pro Patria, può eventualmente tornare a pieno regime anche dal primo minuto, nessun problema per lui ovviamente. Sì, sì, adesso dobbiamo solo scegliere se farlo partire dall'inizio o partita in corso. Ho avuto negli ultimi due giorni un po' di problemi, però oggi l'ho visto alla grande, perciò può anche giocare dall'inizio. Problemi a cosa? Cioè un problema fisico, una botta? Sì, era una botta, però ha recuperato. Ieri era stato fermo praticamente a livello precauzionale. Il Monza è una squadra che non prende gol da 3-0 finale, ma non segna gol da 5 partite. Sì, cosa dice questo? È che dobbiamo stare sempre più attenti, perché i numeri poi vengono smentiti puntualmente, però spesso e volentieri. Però ripeto, noi dobbiamo giocare una partita facendo le cose che abbiamo preparato e abbiamo tutto per mettere in crisi molto il Monza, come qualsiasi altra squadra, se siamo quelli concentrati che conosciamo. E se invece giochiamo, a livello di concentrazione non ho timore. La preoccupazione può essere che abbiamo questa voglia, questa determinazione di cercare la vittoria a tutti i costi, e invece dobbiamo stare molto caldi, secondo me. Quindi quello è il segreto. Pazienza più che arrembaggio. Sì, anche se noi siamo arrembanti come squadra di solito, però con il giusto dosaggio domani, secondo me. Posto?